Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre. Ben trovato, grazie per essere collegato come ogni lunedì con noi. Salve a tutti, grazie per l'invito. Allora, alcune statistiche parlano di un'Italia in ripresa, poi chiaramente invece ci sono situazioni veramente di grande complessità a livello economico. Qual è la verità? Beh, diciamo che effettivamente ci sono delle statistiche che parlano di un PIL meglio del previsto, di una ricchezza privata addirittura in crescita. Ricordiamo che gli italiani hanno oltre i 1.000 miliardi depositati in banca, i fallimenti di impresa addirittura sono ridotti del 20%, anche perché ci sono poi delle limitazioni per le quali poi si può diciamo dichiarare fallimento di un'impresa. Però ci sono altri numeri che ci parlano di ben altro, cioè in modo ovviamente purtroppo negativo, lo shock energetico, il caro tassi, l'inflazione, e comunque ci sono oltre 5 milioni di poveri che crescono ancora, e c'è anche, ahimè, il indebitamento per alcune aziende. Per queste ultime però ci può essere un rimedio. Cioè, a supporto di queste ultime c'è la legge 3 del 2012, che è la cosiddetta legge salva suicidi, per cui chi si trova in difficoltà dal punto di vista imprenditoriale può rivolgersi al suo commercialista, il quale certamente gli darà dei consigli relativi alla legge. Ricordiamo che ci sono alcuni commercialisti che sono addirittura specializzati per la legge 3/2012, e quindi praticamente hanno l'opportunità di aiutare certe imprese, anche se ricordiamo purtroppo ci sono dei paletti. Certo, hanno la possibilità di trovare una porta aperta. Nella tregua fiscale della legge di bilancio è prevista anche la chiusura agevolata, delle liti pendenti con il fisco. Come si può procedere in tal senso? Allora, diciamo che praticamente chi ha una lite pendente con il fisco in primo grado, secondo grado o in Cassazione può fare una domanda di agevolazione entro il 30 giugno. La rata di pagamento per quanto concerne l'importo, la prima rata è prevista per il mese di luglio, però dobbiamo ricordare che c'è la possibilità di pagare addirittura anche in 20 rate trimestrali, quindi con un pagamento molto dilazionato. Questo è molto positivo, e tra le altre cose si trovano tutto, lo si può trovare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, quindi per quanto concerne poi alla fine le aliquote che vanno pagate. Ricordiamo che si risparmiano sanzioni ed interessi, e a seconda del grado di giudizio c'è la possibilità di pagare proporzionalmente anche la sorta capitale. Per quanto riguarda, diciamo, l'aumento dei tassi della BCE, e le rate dei mutui che continuano a salire, quelli che hanno contratto un mutuo con tasso agevolato, da economista, lei come legge questa situazione e questo incremento dei tassi? Allora, parliamo di un tasso variabile, naturalmente. Diciamo che sono cresciute, in effetti chi pagava addirittura 500 euro oggi ne paga 700, 715, e c'è il rischio che aumentino ancora, perché ricordiamo che la BCE sta continuando ad aumentare i tassi. È previsto un aumento ulteriore anche per il mese di marzo dello 0,50%. Ricordiamo che in effetti ad oggi i tassi costano oltre il 5%, partivamo dallo 0,6% a fine 2021. Chi per esempio si approccia oggi a fare un mutuo a tasso variabile di 105, faccio un esempio, di 150 mila euro, pagherà oggi 870. Per 20 anni pagherà oggi 872 euro al mese, rispetto a 665 di fine 2021, quindi ben 206 euro in più.
Quindi una situazione preoccupante, ritorneremo a parlare di questo e anche di altro, tutta la materia fiscale che interessa ai nostri telespettatori. Lunedì come di consueto, arrivederci e grazie. Grazie a voi.